Niente, alla fine mi sono fatto 2 anni dentro per un fa in fame con un amico. Poi sono uscito, sono andato a lavorare al cantiere da mizio. Là tutto bene fino a 3 mesi fa che si è morto. Mi dispiace. Ma non ha sofferto, Cioè, la coltellata gli è andata bella precisa qua proprio sulla carotide, sì. E poi c'aveva pure ragione quello che gli ha data la vecchia storia dei poker online. Comunque. E là scoppia il casino perché i figli cominciano a litigare, si sono scannati per eredità. C'è stata una spregiativa legale per la divisione dell'eredità, c'è stata tutta. E famiglie sono così, no? Se litiga per i soldi, come al solito. Cosa che hai detto? Ha detto che i figli hanno cominciato a scannarsi, è sempre così i soldi, no? Cioè, quando ci stanno i soldi. No, no, hai detto un'aspra diatriba legale. Chi? Io non so manco che vuol dire. Guarda. Tu sei laureato. Sono laureato io. Ragazzi, io sono stato chiaro, non assumo laureati. Ma non sono laureato, ma mi hanno cacciato da scuola a terza media che spegnevo il fumo. Non siete affidabili. Ma che stavo qua se ero laureato? Abbiamo pazienza, no? Sei il terzo sta settimana. Sono laureato. Vabbè, sono laureato, sì. Sì, ma guardi, è un errore di gioventù del quale sono profondamente consapevole. Io, guardi, ho inoltrato una richiesta per rinunciare al mio titolo accademico. Significa che tempo 2 settimane io ho praticamente la quinta elementare. Se vuole le esibisco tutta la documentazione pertinente. Senti, raga, qui c'è da sporcarsi le mani. Sono qui apposta. A me non mi serve la gente che sta tutta la vita sui libri. Sono d'accordo. È chiaro? Sì. E poi si vede che sei troppo bravo ragazzo. No, però, no, bravo ragazzo no, però. No, perché io sono una persona pericolosissima, invece. Da un momento all'altro io potrei fare dei gesti... Sì. In consensi... Sì. Andrea De Santis, antropologo. Alla Sapienza era un punto di riferimento. Era una fattura importante, però. Scusi tantissimo, non so che cosa mi ha preso. Perché... Guardi, era una fattura. Ma però la cosa importante nelle fatture è il numero, perché si risale facilmente. Lei mi invia il PDF e io gliela ristampo proprio. Mi scusi tantissimo. Che proprio... Ma che stai a fare? Lo vedi che non sei adatto. Lo so, ma questo le assicuro un periodo emotivamente molto difficile. Senti, raga, fatte l'esperienza di vita. Mettete nei guai. Vivete la strada. E poi magari ritorno. Sì, grazie per il consiglio. Prima di cadere in Italia alla ricerca del 2007, Andrea era uno dei massimi esperti in Italia di antropologia culturale. I suoi saggi sullo studio olistico dell'umanità sono tradotti in oltre 50 lingue. Andrea ci trasformerà, capito? Non c'è categoria umana che lui non conosca, che non sappia in qualche modo emulare. Ci renderà proprio affini col mondo del crimine. Thor! Raga, io sono stato chiaro, non assumo laureati. Sì, ma guardi, è un errore di gioventù del quale sono profondamente consapevole. Io qui fra massimo 6 mesi divento cameriere. Un giorno libero a settimana e 700 euro al mese. Io te li faccio guadagnare in mezz'ora. Noi metteremo sul mercato una nuova droga. Questa pulsione erotica nei miei confronti che tu non riesci proprio a trattenere dipende secondo te da quello che hai preso o no, ti piaccio proprio io. Smetto quando voglio. Dal 6 febbraio al cinema.